Benevento, Fiorentina e poi match di Europa League, lì non abbiamo problemi. E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata 113 su FIFA 18 nella modalità carriera allenatore con il nostro Milan. Siamo reduci da una mega vittoria, 4-0 in trasferta contro il Foggia. E siamo in prima posizione insieme alla Lazio. Ma il campionato non è finito, perché c'è la Fiorentina a 18 punti e in quarta posizione il Foggia a 17. Quindi lasciate tanti bei pollicioni in su. Adesso andiamo a fare la formazione contro il Benevento. Sulla carta è tutto semplice. Ok, mega turnover. Questo match arriva dopo due giorni soli, due giorni di riposo, e quindi saremo costretti a scendere in campo così con Donnarumma, Kurzawa, Denswil, che abbiamo venduto, andrà via a gennaio, Skriniar, Mukiele, Amarte, Jankto, Zanellato, Niang, Kane e Zivkovic. In attacco i sostituti Plizzari, Paletta, Versalico, Bertolacci, Locatelli, Al-Muwallad e Cutrone. Andiamo. Ok, Milan-Benevento, il match è iniziato. Mukiele sulla fascia, viene anticipato, cade, tutto regolare, l'anticipo era diretto sul pallone. Adesso Kurzawa la può tenere, la tocca a Jankto, Jankto per Zanellato, Zanellato al centro, benissimo, attenzione Kane, serve Jankto! 5 minuti e 49, Milan in vantaggio con il numero 23 dopo un grandissimo passaggio di Kane. 1-0, ecco il tocco, Kane aspetta il movimento di Jankto, pochi secondi ed eccolo qui che scatta e poi si fa trovare al posto giusto con il sinistro, la mette all'incrocio. Kane, finta di Kane, salta l'avversario, Kane! La parata del portiere, attenzione Zivkovic, l'azione non è finita, il portiere con i pugni. Ancora, ancora Milan, il tocco, Jankto, benissimo, la tiene, Zanellato! Kane, Kane, si gira, ha tutto il tempo per tirarla a palo. Mamma mia, 15 minuti, 5-6 occasioni. Zanellato, benissimo Kane, si è infilato Kane, ancora Kane per Mukiele. Mukiele la mette in mezzo sul secondo palo, colpo di testa, parata del portiere Nardi e poi spazza la difesa. Tocco buono, scambiamo, c'è Niang, può andare, Niang, la deviazione, mamma mia Niang. Non si può vedere. Finisce il primo tempo, risultato sull'1-0 per il Milan. Tante occasioni, solo 1-0. Ancora noi. Finta, bravissimo Amartey. Fuori. Fa la barba al palo. Incredibile, con il destro. Guarda, 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 incredibile. Attenzione a questa punizione, vedo Kurzawa liberissimo. Attenzione, passaggio all'indietro, Kurzawa. Il portiere, bravissimo. Occhio, Benevento che cerca il pareggio. Attenzione, perché non riusciamo a fare i 2-0. Punizione, Ciciretti, punizione. Ciciretti, punizione, finta. Ciciretti tira. Che gol. Che gol. Colpa nostra, perché non abbiamo fatto il 2-0. Colpa no, che gol ha fatto su punizione. Che bel gol. Rivediamo, ecco il tiro di sinistro, barriera che se salta, salta, no, salta bene, oh, è bellissimo. 5 per 3. No. Maledetto Ciciretti, 1-1. No, no! Mamma mia, Donnarumma ci salva, quasi la perdiamo, quasi la perdiamo. Guardalo, Jankto, può andare, vede Niang. Vai Niang, forza Niang, sterza molto bene, il tocco, attenzione, Kane, Jankto, dall'altra parte la parata, Jankto non riesce a tirare, non ci credo, Bertolacci, Bertolacci si è infilato, Bertolacci la mette in mezzo, Niang sempre in ritardo, corner, incredibile, esce Mukiele, entra Versalico, ancora un tocco, guardalo, guardalo, guardalo com'è andato, pallone in mezzo e cross e così, niente da fare, stiamo facendo un'ottima azione, punizione, finisce, 1-1. Quel Hall è solo velocità, un altro giocatore con i piedi storti ma molta velocità. Tanti giocatori con molta velocità e poca sostanza. 1-1, pareggiamo con il Benevento,
Un risultato incredibile, non meritato, eh. Ah, stoppa le trattative per Patrick Cutrone. Non ha trovato un accordo con l'Athletic Bilbao, maledetto. Abbiamo ricevuto un'offerta da parte del Bologna, 8 milioni e 200 per Omar Alab della Wii. Tutti noi ce le abbiamo, signori. Terzino destro, 77 di overall, accetto, vai. Classifica alla mano. Lazio che perde, Poggia che pareggia, Milan in prima posizione con 20 punti. Ma attenzione, adesso affronteremo la Fiorentina che si trova in seconda posizione insieme alla Lazio con 19 punti. Un solo punto di distacco dal nostro Milan con 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. 16 gol fatti, 7 subiti, ma finalmente potremo giocare con la squadra titolare? Ok ragazzi, abbiamo recuperato tutti tranne un po' Fontana che aveva bisogno ancora un po' di riposo, ma va bene così. Donnarumma, Gallo, Rugani, Dyer, Mancini, Amarte, Rabiot, Daoud, Lecco, Fontana e Morata. Sostituti Plizzari, Mukiele, Versalico, Skriniar, Zaccaria e poi Zanellato e Kane. Questa è la formazione della Fiorentina, 4-2-3-1, attenzione perché ha Lingard, Perez, Simeone, Simeone, Cristoforo, è una bella squadra. Sì, la Fiorentina è una squadra abbastanza buona, il match è iniziato. Occhio, Fiorentina subito, Donnarumma, no, Fiorentina nell'area di rigore, sul secondo palo, gol. Perdiamo al settimo minuto, Lingard, l'ho detto, Lingard è forte. E poi ci ha sempre segnati, Anche contro il Foggia segnava parecchio. E siamo sotto, segnato Lingard. Attacca la Fiorentina, non riusciamo a fare la partita. Attenzione a questo corner che batte Lingard. Esce Donnarumma, esci bene, alza i piedi, le mani. Tocco a Gallo, sacrosare, attenzione. Gallo la mette, eccolo qui! Fontana! 1-1! 1-1! C'è chi lo vuole sostituire con gli altri pipponi che sono in squadra. Mettilo come ala destra, cioè Fontana segna alla prima occasione. Non è solo velocità, non è solo velocità. Vai, vai, guardalo Fontana. È andato Fontana, cerca di metterla in mezzo. Dove c'è l'eco? Che botta ha tirato! Occhio alla Fiorentina, Cristoforo, Lombardi, Perez, tiro, traversa. Dai, dai, così l'eco. Se n'è andato l'eco. Sul secondo palo, forza Lecco, attenzione! Come prima! Più di prima! Daoud questa volta! Cross perfetto! E vi dico una cosa, non meritavamo la vittoria, ma neanche il pareggio. Ha giocato meglio la Fiorentina. Ribaltata nel finale di questo primo tempo con due cross sulla sinistra, quindi soffre da quella parte la Fiorentina. 3 minuti di recupero di questo primo tempo, Amartey palla al piede e finisce qui. Siamo fortunati, non meritiamo la vittoria, ma neanche il pareggio. Sempre lui, bellissimo tocco per Fontana. Fontana si è infilato, pallone in mezzo, attenzione l'eco, mamma mia. E adesso Alvaro Morata e la grande parata di Dragonski. Fontana, Fontana così recuperato, Fontana la tocca a Morata che viene anticipato. Morata! Sembrava aver perso il pallone. E invece ci ha messo la zampata finale. Rivediamo, attenzione. Fontana, quasi recuperato. Passaggio filtrante e zampata. Eppure tunnel al portiere. Scambia Morata. Morata benissimo. Lecco chiede il pallone. Jonathan! Un secondo tempo rosso-nero incredibilmente perfetto! Jonathan Lecco, sempre più capocannoniere. Ding Don al 75esimo ha segnato ancora un gol. Jonathan Lecco! Finisce, finisce. Game over! Vince il Milan! Prima posizione confermata. Dopo 10 giornate di campionato il Foggia continua a perdere. Quinta posizione, 18 punti. Noi siamo in prima posizione con 3 punti di distacco dalla Lazio. Incredibile, la Juve ha superato il Foggia. E sbebebem! Altra cessione, altri soldi che arrivano nelle casse del Milan. A gennaio faremo sfracelli. E adesso saremo ospiti in casa del Fenerbahce.
siamo in prima posizione nella fase a gironi, siamo a dir poco qualificati, quindi ci serve anche un solo pareggio, possiamo far turnover. Va bene, eccola qui la formazione che scenderà in campo con Donnarumma, Kurzawa, Rugani, Skriniar, Mukiele, Zaccaria, Yankto, Daoud, Niang, Leko e Kane. Il capocannoniere di questa Europa League è in panchina, 88 di overall. Bertolacci, Locatelli, Dyer, Mancini, Gallo e Plizzari completano la panchina. Va bene, il match è iniziato. Niang la tiene, bello il tocco, anche questo. Ci infiliamo, Daoud. Subito in vantaggio, 2 minuti e 36. Daoud, va bene. Tutto semplice, questa Europa League ce la mangeremo a colazione. Va, Niang. Eccolo qui, parte Niang, il tocco a Kane, Kane, finta di Kane, finta bellissima, 2-0, 7 minuti, mamma mia, semplicità incredibile. Attenzione, c'è una punizione per la squadra avversaria e attenzione, accorcia le distanze, quindi non è chiusa questa partita, non è chiusa, Yankto, pallone in mezzo, Kane di testa, eccolo qui. Ukan. Fitta ragnatela di passaggi. Il tocco a Kane. Ottimo passaggio per Leko. La parata del portiere e il tiro fuori. Un'altra deviazione, quindi il corner. Attenzione a questa roba. Non me la fanno fare. Non mi fanno segnare il gol in rovesciata. 62 minuti di gioco, Yankto. Ok. Kane. Quasi anticipato. Riusciamo a toccarla. Scambiamo dove c'è Mukiele. Mukiele la tiene. Scambia con Daoud. Daoud al centro dove c'è Kane. Kane si gira. La tocca di nuovo a Daoud che si infila nell'area di rigore. Salta due avversari. Giocatone! Daoud! 1-4. 85esimo. Kurzawa si è fatto vedere molto bene. Kurzawa sulla fascia destra della squadra avversaria. Kurzawa scambia. Niang può andare. Niang anche oggi non si è visto. Credibile. Riesce a toccarla a Locatelli. Scambio. Tocca Morata. Passaggio a Niang. Pallone sul secondo palo. Leko. Parata del difensore. E ancora il pallone che rimane lì. Niang. Ancora una parata. Arriva Leko. Colpisce la traversa. Non finisce più. Attenzione. Pallone in mezzo. Corner. Controlliamo questa partita. 1-4 per noi. Kurzawa la tiene con calma, non abbiamo fretta. Ormai è fatta. Siamo qualificati al 100%, signori. Il Milan ha fatto una grande partita, peccato per il gol subito. Eccola qui la nostra classifica a 2 partite dal termine. Diciamo che è fatta. Sì. La prima posizione è ancora in gioco, ma la qualificazione è fatta. E nella prossima puntata affronteremo il Palermo in campionato, poi l'Hellas Verona e il Ghent. Quindi contro il Ghent turnover, contro il Palermo e l'Hellas Verona. Attenzione, le squadre più piccole sono quelle più pericolose. Ragazzi, lasciate un bel like, condividete, commentate e fatemi sapere sotto nello spazio commenti se i video vi piacciono più lunghi o più corti. Anzi, vi apro un sondaggio che vedrete qui sulla mia destra, penso, qui, dove potete votare se preferite dei video più lunghi o più corti della carriera, in modo da non annoiare. Io vi do un bacione e un abbraccione e ciao a tutti da Pier Dark Knight 91.